capogruppo PD che ha fatto un intervento in aula, secondo lei è stato opportuno questo? No, diciamo, noi parliamo di fatti che sono tra loro diversi, quindi questo è molto, questo è il tema del, diciamo, dei lavoratori interinali all'ANM, è un tema che io ho affrontato anche nella campagna elettorale. Sono lavoratori che hanno dato e stanno dando molto al servizio, soprattutto in un periodo di grandi difficoltà come è stato quello della pandemia. Io credo che noi dobbiamo fare dei concorsi pubblici, trasparenti, a cui possono partecipare tutti. È chiaro che dobbiamo anche tener conto di chi ha già lavorato nelle aziende, come si è sempre fatto, e che in un certo senso si possa dare a loro anche l'opportunità di poter entrare in una maniera stabile. Quindi sono due fatti che sono tra loro sono diversi.